Alla base di tutto c'è il dialogo tra la pubblica amministrazione e i cittadini, la partecipazione è il futuro della politica, questa è la visione della pubblica amministrazione, chiaramente tante parti faranno il loro dovere, in questo senso penso anche all'autorità portuale che ha garantito lo spostamento e il traffico pesante dei TIR a Termini Imerese, la riqualificazione di tante parti attorno alla zona portuale. E poi una visione a condividere con i cittadini. Il Comune di Palermo ha indetto un concorso internazionale per la progettazione del completamento delle linee del tram di Palermo e sono state progettate 7 nuove linee che completano quasi in toto diciamo una rete che verrà realizzata a Palermo per cambiare la mobilità. Il sistema che viene proposto è un sistema a catenary free, cioè senza pali e fili per l'alimentazione del tram, che verrà realizzato a batterie. Conseguentemente si vengono ad eliminare alcune infrastrutture che complicano l'infrastruttura tranviaria e viene progettata un sistema di mobilità che non interferisce tra il percorso tranviario e il traffico veicolare. Parliamo di percorsi. I percorsi sono 7 quelli progettati e sono uno che si parte dalla stazione via Roma, piazza via Marchese Villa Bianca, stadio, piazza Alcide De Gasperi, torna indietro per via Le Croce Rossa e passa da via Libertà, via Ruggero VII, via Cavour e si rimette in via Roma per arrivare sino alla stazione. Fino alle borgate marinare comprese Mondello e Sferracavallo. Più c'è una tratta che va da via Lincoln fuori Italico e arriva a Giacherì, dove è previsto il nuovo deposito dei tram a Palermo in zona centrale che riesce a essere baricentrica su tutta la rete del tram previsto. Una giornata proprio dedicata alla mobilità fatta proprio dentro i magazzini del tram a Palermo. Oggi, appunto perché erano state organizzate queste tavole che raccontano la Palermo del futuro, abbiamo voluto, proprio perché sono belle, perché raccontano una Palermo che vorremmo, abbiamo voluto esporle qui all'interno dello spazio ex fonderia del Comune di Palermo, proprio per dare senso a quello che è questa Palermo che in effetti desideriamo tutti noi palermitani e dove anche questa amministrazione vuole puntare.